Bene. Show. Dunque non questa sai cantare, capito? Sei più abituata. No? Questa è una registrazione che stiamo facendo in occasione della, diciamo, vigilia della manifestazione del 15 di novembre, che si terrà domani appunto a Piazza Venezia dalle ore 15 in poi, e che incomincia a mettere in risalto alcuni aspetti della cosiddetta cambiale sociale, che in questo momento è in una fase di potenziale utilizzo, perché effettivamente la situazione economica in generale è molto degradata e quindi ovviamente c'è necessità, anzi urgenza, di andare a coprire i vuoti creati dal drenaggio del denaro da parte delle banche e di sostituire appunto questo catalizzatore del valore in qualche modo, che comunque viene prodotto e viene reso disponibile in ogni caso, solo che il problema della fase recessiva in qualunque momento della storia è quello appunto di creare carenza di veicolo del valore, e quindi tutte le problematiche che ne derivano, perché da una parte se c'è ancora la produzione di beni, c'è la produzione di beni, ma non solo beni, prodotti, servizi e quant'altro, ma non c'è la possibilità di renderli fruibili alla popolazione, perché è completamente dissanguata della materia prima monetaria. E quindi ecco, questo è un dato assolutamente inconfutabile che va tenuto presente e in molti modi, in tutti i modi possibili, contrastato e reso utilizzabile dalla popolazione in generale. Ma senza ricordare che il Presidente del Consiglio Conte in questo momento ha già dichiarato pochi giorni fa che, con la scusa del virus, anche lo stesso denaro può essere fonte di trasmissione del virus. Questa è una cosa assurda. Sì, perché le tessere annonarie no, cioè le carte di credito, le chiamo tessere annonarie, annonarie, perché è più o meno la stessa cosa, sì. Perché arriveremo al punto in cui tutti avranno lo stesso identico stipendio e tutti avranno questa tessera annonaria, dove andranno a comprare solo le cose che dicono loro, come già è stato detto, dichiarato in più occasioni, con le reti di cittadinanza. Certo. Le reti di cittadinanza non è che ci puoi andare a puttane, per esempio, o forse sì, magari loro magari propugnerebbero anche abbondantemente. Il problema è che appunto lo puoi utilizzare solo per un certo tipo di acquisti. Certo. E questo è assolutamente illegale, incostituzionale, illiberale. Quindi, per tornare al discorso, con la cambiale sociale si realizzano molti obiettivi, non uno. Diciamo che il primario e più evidente è quello di sottrarre potere monopolistico e vessatorio e anche vincolante e stringente nei confronti della popolazione. Cioè, tu, se fai il bravo bambino, il bravo ragazzo, ti faccio accedere ai servizi bancari, altrimenti sei un figlio di puttana e ti elimino dal circuito della, economico in generale, insomma, ecco, della fruizione del denaro. E quindi poi fai il delinquente, fai il mercenario, fai quello che vuoi, ma fuori dall'ambito sociale, della buona società, ecco, meglio ancora. Quindi quello è l'aspetto primario. Il secondario importante è quello di creare veicolo appunto di movimento del valore, di trasporto del valore, e anche perché bisogna fare un attimo una premessa, e cioè che nel corso dei secoli il veicolo che si è chiamato denaro, banconota, moneta, eccetera, a secondo della necessità del momento, della opportunità, perché la moneta, banconota, denaro, nel corso dei secoli ha
circa 200 diversi nomi, ho fatto un'indagine alcuni anni fa, 200 nomi diversi per dire la stessa cosa, il che è emblematico, perché vuol dire che quella cosa lì è tabù. La stessa cosa vale per il sesso maschile e il sesso femminile. Per definire il sesso femminile ci sono un centinaio di parole, di nominalizzazioni, e lo stesso anche per il sesso maschile. Perché? Perché sono tabù. Perché la gnocca, per esempio, che significa? Però c'ha un senso, lo capiscono tutti. Non è la femmina dello gnocco. Mi viene spontaneo, scusate. Ma questo per capire, insomma, che c'è una modalità di pensiero, di diciamo estromissione all'area sacra della gestione del denaro che la gente non deve sapere. E quindi si utilizzano 200 diversi tipi di nominalizzazione per definire lo stesso concetto. In generale avviene anche nell'economia, abbiamo visto quello che è successo all'epoca di Berlusconi, il collasso italiano con Berlusconi, il famoso spread che nessuno sapeva il significato, però era sulla bocca di tutti, e l'Italia che veniva a livello politico adulterata, non se ne parla più di spread da allora, ogni tanto sì, ma veramente pochissimo. No, perché nel frattempo sono avvenute una serie di cose che non è il caso di approfondire, ma semplicemente oramai anche la Germania da almeno 10 anni è in fase recessiva forte, nonostante i decantati fatturati, le decantate esportazioni di beni, di lusso e quant'altro. Comunque la Germania è in default da almeno 10 anni. Bisogna ricordare a questo proposito, la Germania non esiste. La Germania come Stato ufficialmente riconosciuto mondiale non esiste, perché l'8 maggio del 1945, quando capitolò Berlino, l'ultima difesa attorno a Berlino, e il comandante di piazza, adesso non mi ricordo più chi era, appunto era è quello che poi firmò la resa agli angloamericani. Il problema è che lui non c'aveva nessuna delega per fermare la resa da parte della catena firmata di comando del regno di Germania. Quindi il problema è che questa Germania attuale è tuttora in guerra con gli alleati ufficialmente. Quindi ecco, quindi sotto il profilo, quindi è sotto occupazione, e quindi come Stato non esiste più dal 1945. E questo addirittura è testimoniato nell'articolo 143, se mi ricordo bene, della legge fondamentale, che la chiamano non costituzione ma legge fondamentale, in quanto non può essere una costituzione per i motivi che poi dico, e che quindi in questo caso limita il potere delle istituzioni tedesche in rispetto dell'occupazione delle forze angloamericane. Beh, visto che l'ha nominata, però a questo punto coglierei l'occasione per parlare del fatto che 2 giorni fa in Parlamento è stata presentata una proposta di legge in Germania proprio per andare a toccare i diritti riguardanti i diritti della persona. Certo, ma quindi l'articolo è molto grave quello che sta avvenendo in Germania, però ricordiamo che in Germania in tutto questo anno del 2020 milioni di persone hanno partecipato, visto che domani stiamo andando a fare una manifestazione, almeno per le persone che siamo qui e per le persone che ci ritroveremo in piazza domani, molto pacifica. Però magari ci potrebbe essere qualcuno che non voglia essere pacifico, ma noi andiamo lì per fare una manifestazione pacifica. Ma sarà partecipata? Questo non lo sappiamo. Ma quello che abbiamo visto, anche di fronte a manifestazioni molto partecipate in Germania, con milioni di persone, nonostante tutto, in Germania stanno andando avanti come treni. E allora ci viene da pensare, qui in Italia, se non parteciperemo attivamente tutti chiedendo di cambiare le cose, non con un altro partito ma proprio cambiare completamente il sistema, e la cambiare sociale potrebbe essere un meccanismo che potrebbe presentare una delle soluzioni che potrebbe essere ideale per il popolo, allo stesso modo dobbiamo preoccuparci di quello che sta accadendo anche in Germania, perché quello che accade in Germania accade in Europa, e dove, quando si parla di Europa si parla anche d'Italia. Allora, citavo prima l'articolo 143 della legge fondamentale, che dice, addirittura dichiarato ufficialmente in questo testo, dice che la Costituzione verrà promulgata nel momento in cui la nazione sarà finalmente liberata.
lo dichiara nell'articolo 143, quindi più chiaro di così che è sotto occupazione, penso che è difficile. Ecco, questo per dire che da una parte si fa un'immagine splendida della Germania da parte dei telegiornali da un cinquantennio, quando in realtà sono dei morti di fame rispetto agli italiani, perché ricordiamoci che l'Italia detiene un capitale di 8.500 miliardi di euro, più o meno, quando la Germania ne detiene circa 4.500, cioè quasi la metà, a malapena appena un po' più della metà. Questo per dire che quello che noi conosciamo da parte dell'informazia, l'informazione depravata, corrotta e quant'altro da parte dei sistemi delle multinazionali dell'informazione e della finanza che controllano l'informazione, ci hanno raccontato una marea di cazzate nel corso degli ultimi 75 anni, da che ovviamente detengono il potere mondiale ufficiale a livello globale in maniera massiccia, e che hanno corroso le menti a tal punto che la gente pensa che sia giusto quello che è assolutamente falso. Per tornare alla cambiale sociale, allora, quindi noi dobbiamo inserire questa nuova visione della gestione della moneta, che non deve più essere quella delle banche che controllano l'informazione, che controllano gli stati e così via, come abbiamo accennato prima, è quindi una formula fondamentale di rivoluzione concettuale, mentale, intellettuale, culturale, e quindi bisogna cominciare a pensare in maniera diversa. Lo strumento per poter cominciare a pensare diversamente ed emanciparsi dall'usurpazione mentale creata dalle banche, questo strumento è ideale. Perché? Perché mette al centro il cittadino e non il potere centrale bancario. Il cittadino è il potere. Come funziona? E adesso che arrivo. Quindi oggi tutti gli stati, o le confederazioni o federazioni di stati, hanno una moneta propria. L'Italia e l'Europa in realtà non è così, ma dicono che la Banca Centrale Europea sia europea, in realtà è tutt'altro. Non entriamo nel dettaglio, che sennò disperdiamo mille rivoli. Quello che è importante sapere è che comunque c'è un controllo totale da parte di un apice, di un vertice, che sta lì e decide se il governo Berlusconi deve avere i soldi, se il governo Prodi glieli diamo o no, se a Matteo Renzi glieli diamo o no, se a Conte glieli diamo o no, e così via. Oppure gli diamo a strozzo, oppure gli diamo a tasso variabile, oppure gli diamo sotto zero, a interesse negativo, e così via. No? Questo per capire. Quindi quello che è importante, il concetto essenziale, è che esistono negli stati, quando sono nati gli stati, tutti dicono che ci deve essere un territorio, una nazione, cioè un popolo, e le leggi e le armi per difendere. No, questo diciamo sono i quattro cardini degli stati. In realtà il primo cardine è l'emissione monetaria. Allora, quando tu non ne parli neanche in Costituzione e non accenni mai a questo problema, è chiaro che tu dai un'impressione totalmente scombussolata della situazione generale. Quindi la prima cosa da fare è riportare il diritto al cittadino, al reale emettitore e fruitore del diritto. Il diritto parte dal cittadino e torna al cittadino. La cosa principale quindi è di far emettere il valore della forza e della conoscenza e delle idee e del potere produttivo della nazione alla nazione. Cioè, se mentre oggi uno lavora per tutta la vita, arriva a 70 anni, va in pensione, se ci va, riesce ad andare, e tutto quello che ha prodotto in realtà torna alle banche, perché è troppo lungo spiegare adesso, ma torna tutto alle banche in 70 anni di lavoro, quello che è importante invece è che ci sia il ritorno alla origine della produzione, alla fonte della produzione del lavoro. State chiaro il concetto? Quindi la prima cosa da fare è rimettere a capo dell'emissione monetaria il cittadino. Quindi il cittadino torna ad emettere, o anzi per la prima volta nel mondo e nella storia riesce ad emettere a va
proprio io, la propria, la propria persona, la propria conoscenza, e a quel punto la emette. Quindi oggi, da sempre, non è che l'ho inventata io la cambiale sociale, la cambiale sociale è un qualcosa che nel corso dei millenni è apparsa in varie occasioni, ma come è apparsa immediatamente hanno fatto fuori quelli che la proponevano. Perché? Perché dava assolutamente fastidio a chi gestisce lo strozzinaggio mondiale. È chiaro. Il problema era che è stato, diciamo, vittoriosa questa loro controazione di risposta a questo tentativo di emancipazione da parte delle popolazioni, è stato il fatto che era un altro un nucleo apicale che gestiva la controdeduzione monetaria. Non so se è chiaro il concetto. Cioè, era un vertice, per esempio c'era John Kennedy che ha tentato di mettere di nuovo a capo della gestione della moneta e dell'emissione monetaria americana la First National Bank, la Bank of America. Quindi ha ammazzato John Kennedy e immediatamente tutto placato, tutto ritornato, l'Act 11.110 che era stato emesso da Kennedy è stato immediatamente distorto, sottaciuto, messo da parte, perché ancora c'è, non è che non c'è più quell'atto di introduzione Trump sembra che voglia rivedere come gestore principale della finanza nazionale americana. Trump sembra che voglia riprenderlo, ma tant'è vero anche non divulghiamo. Allora, per tornare al discorso e centralizzare, è questo il problema. Cioè, bisogna non concentrare il carico, come si dice in termine tecnico, ad un'alternativa monolitica della banca finanziaria, della finanza internazionale, diciamo in generale, perché immediatamente la forza de frappe, che come si dice in francese, cioè la forza d'urto che hanno le banche multinazionali internazionali, è immensa, praticamente possono distruggere qualunque contrattare. Quindi l'unica possibilità, diciamo secondo me, compatibile con lo scopo che uno si prefigge, cioè di estromettere le banche, è quella di permettere a 7 miliardi e mezzo di persone di emettere il proprio valore giorno per giorno, a prescindere dalle banche, svincolandole dalle banche. Quindi la cosa più importante a livello istituzionale, diciamo, quali sono i soggetti che potrebbero aiutarci in questo percorso per far conoscere a livello istituzionale tutti quelli non corrotti, ma purtroppo devo ormai rendermi conto, devo ammettere che esterni non contaminati e non collusi al sistema sono veramente pochi. E i sindaci? Anche i sindaci, abbiamo visto per esempio anche qualche sindaco coraggioso, tipo quello di Pontivrea, sì. Pontivrea, che ha fatto quella sua delibera qualche giorno fa, ma immediatamente gli sono andati addosso i mastini della magistratura, e già sotto indagine, che è andato contro il DPCM e quant'altro. Quindi la cosa è relativa. Diciamo che se anche riuscissimo a convincere qualche sindaco, quello verrebbe attaccato immediatamente, quindi non c'è nessuna possibilità di aspettarsi, diciamo, comprensione, agevolazioni o comunque supporto di qualche genere. Come possiamo bypassare la difficoltà intanto di farla conoscere, visto che a livello mediatico non abbiamo la possibilità, oltre ai nostri video, ma guarda, di farla conoscere? Ti dico una cosa, incredibilmente, io da programmatore ne ho un investito, ti dico che la comunicazione più pregnante, quella più profonda, quella più efficace in generale, è quella del passaparola. Da sempre tutti i figli del tuo vicino, della tua amica, di tuo figlio, il tuo nonno, chi sia, che è quello che ti sta vicino, e che se ti dice stai attento che lì c'è l'orco, no, il bambino dice oh cazzo lì c'è l'orco, e sta attento. Sì, no? Però facciamo un appello per i tipi di persone che possono servirci per creare questo progetto e che diventi un qualcosa che può essere applicabile sul territorio nazionale. Allora, te lo dico in anteprima anche a te. Sì. È da circa 4 anni che ho preparato un altro libro, che però non avevo mai pubblicato ancora, perché era prematuro
vediamo adesso ne stiamo parlando, perché la candidatura sociale, diciamo, è già a disposizione completa in tutte le sue fasi, in tutte le sue varie sfaccettature, già da 11 anni. Quindi il problema è... Questo è il vademecum della candidatura sociale che è stato scritto adesso. Questo è un po' per, diciamo, per chi non ne ha mai masticato di politica monetaria e delle stesse cambiali, non ne ha. Questo è il libro scritto da Orazio. Sì, qua potete vedere veramente riportata una cambiale, la faccio vedere anche nel video. Questo. Cambiare sociale, vademecum, questo è molto semplice, anche facile e leggera la lettura, anche perché gli altri libri scritti da Orazio sono molto belli, però magari risultano un po' meno scorrevoli nella lettura. Però è importante dirlo, perché ecco, in un paese dove abbiamo una nazione che già legge poco, se almeno riusciamo a agevolarli con qualcosa anche di più semplice e più scorrevole, magari è meglio. Purtroppo però ci sono alcune cose che sono importanti, non sono semplici e non si possono... Un gruppo di persone non possono già cominciare a utilizzare, certo, poi pian piano espandersi. Perché poi ancora però il problema è che se un gruppo di persone è limitato come entità, come numero, sorge il problema della disponibilità e fruibilità dei beni, delle risorse e dei servizi. Se io mi devo comprare un paio di scarpe e nel gruppo del circuito non c'è nessuno che vende le scarpe, è tutto un cavolo. Bisogna creare le filiere, bisogna creare qualche centinaio di filiere, quindi occorre che in un determinato territorio, o anche in un territorio più espanso, oramai il problema sorge poco, perché se c'è una possibilità di comprare qualcosa o di scambiare qualcosa, si può fare anche, per esempio c'è l'amica Rebecca che doveva comprare un libro, mi ha mandato il corriere, che però per vari motivi non ha funzionato come avrebbe dovuto, ma io poi al ricevimento di questi moduli che mi doveva mandare in originale, io poi avrei risposto, adesso risponderò, e quindi lei è a Macerata, e quindi questo si può fare in tutta Italia. Cioè, se c'è, che ne so, uno che fa il podologo a Matera, non è che posso andare a Matera, però se c'è, che ne so, uno che vende le scarpe a Matera, va bene. È chiaro che deve esserci la possibilità di fare lo scambio, ma se io per esempio devo avere una consulenza da un perito, che ne so, demaniale, per avere la misura catastale del mio terreno, lo posso fare anche se lui sta a Ivrea o a Savona, insomma, ecco, per... In Germania, quando si diffuse all'epoca, lì però avevano partecipato anche le istituzioni, per quello dicevo, certo. La mia domanda non era casuale. Certo. Quello... Allora, in Germania, già una decina d'anni fa, c'erano almeno una ventina di monete complementari in ogni land, praticamente. Esatto. E quindi erano supportate dall'esterno da istituzioni come comuni o anche altre istituzioni tedesche. Allora, nonostante le difficoltà attuali, io, nel senso, un appello verso qualche sindaco coraggioso che voglia appoggiare questo lo fa, è a suo rischio e pericolo, perché nel momento in cui lo vengono a sapere le istituzioni di rango superiore gli fanno un mazzo tanto. È lui che deve saperlo. Beh, quindi può partire dal popolo, dalle persone. Ma certo, allora lo potrebbero fare. Quando abbiamo inventato Arcipelago Scecchio, c'erano le curie vescovili che partecipavano con noi. Abbiamo fatto una marea di incontri con i vari vescovi dappertutto, anche in Calabria, in vari posti, adesso non mi ricordo bene, parliamo di 14-15 anni fa. E mi ricordo che facemmo una serie di incontri con vari vescovi, non solo in Calabria ma in giro per tutta Italia, e per avere, diciamo, il contributo di informazione da parte dei preti, che lo avrebbero detto nelle varie occasioni pubbliche di dialogo, magari forse pure sul pulpito, non lo so. Comunque sì, insomma, abbiamo avuto questi contatti, abbiamo avuto un discreto riscontro, però era solo un interesse superficiale, era una specie di gioco. Oggi il tempo di giocare non c'è più. La gente sta, non proprio scherzando, ma quasi seriamente, con l'acqua alla gola. E quindi c'ha veramente il problema di sopravvivere economicamente, per cercare di portare avanti il progetto di vita che ci ha
con la famiglia e così via. Quindi, quali soggetti vorrebbero essere più utili a noi all'asta? Se non le istituzioni, chi? Gli imprenditori? Potrebbero essere le istituzioni, allora, le associazioni di consumatori, le associazioni le associazioni di categoria, soprattutto i gruppi di commercialisti, perché possono apportare una marea di loro clienti e aziende, e informatici, informatici per gestire, contabilizzare gli scambi e così via. Ma quello che è importante è che ci sia la gente che poi continui a utilizzare questo strumento, perché se è un giochetto, noi all'epoca con lo Sheik abbiamo fatto pure tutti i tagli da mi ricordo se anche da un euro, da 2 euro, 5 euro fino a 100, 200 e 500 euro, abbiamo fatto tutte le varie immaginette, no, per i vari tagli. La gente pensava che fossero i monopoli o giù di lì, insomma, ecco, e quindi non è servito assolutamente a niente. È stato una meteora che è arrivata a un certo livello basso e dopodiché è sparita. Ora ancora c'è qualcuno che ancora la propaga, tenta di divulgarla, eccetera. È un progetto morto, quindi è nato morto e finisce nel sotterraneo addirittura. Allora, il discorso è questo. Quello che è importante, quindi, è questa assunzione del ruolo di emettitore autonomo, cioè ciascuno emette la propria quota stabilita all'atto dell'entrata nel circuito, che potrebbe essere, ma è da metterci in convenzione tutti insieme, potrebbe essere di 1000 euro al mese a persona, per cui se uno c'è, cioè padre, madre e due figli, prende 4000 euro a persona. Dice, ma questo crea inflazione? No, perché nella moneta è messa a cacchio, nel senso che senza andare da parte della zecca dello Stato o della Banca Centrale Europea, viene emessa moneta in maniera in surplus rispetto alla quantità di beni disponibili sul mercato, allora in quel momento crei inflazione e poi deflazione. Ma se tu emetti la moneta a fronte del bene che tu c'hai di fronte e c'è, e quindi è già sul mercato, tu semplicemente riconosci che esiste il mercato, che esiste quel bene sul mercato, e quindi emetto in quel momento quella banconota che non crea inflazione, perché c'è. Io compro quell'oggetto, quel singolo oggetto, non un oggetto che prima o poi andrà in produzione e che sta per operare. Allora spieghiamolo questo passaggio, cioè tu hai parlato già della soluzione, ma spiegare che cos'è, nel senso, questo sarebbe una specie di reddito di cittadinanza. Sì, hai un reddito di cittadinanza. Appunto, però non è stato detto, dico, reddito di cittadinanza legato alla vita, quindi un reddito sulla vita, la base della vita di ognuno di noi. Infatti la definizione... E quei sindaci sarebbero comodi a eseguire questo, a espletare questa funzione, perché i sindaci, essendo i responsabili sul territorio di ogni singolo cittadino, dell'ambiente circostante e di tutto quello che ne concerne, sarebbero i loro soggetti che potrebbero controllarla. Noi non vogliamo averne il controllo, questo è un bene comune, non è una cosa che va a favore nostro o di qualcun altro. Infatti, è un bene comune, infatti, è quello che la vogliamo sviluppare. Infatti la definizione per tutti gli oggetti, i soggetti, i concetti al mondo hanno una definizione. Ecco, la definizione della cambiale sociale è il titolo che determina il valore del lavoro dell'altro, non del mio lavoro, ma dell'altro, perché se io compro qualcosa vuol dire che io quella cosa non ce l'ho, non sono capace a produrla e mi serve qualcuno che la faccia. Se io la trovo, riconosco, faccio sempre l'esempio di Van Gogh e di Dalì, no, tanto per dirne due, no? A me Van Gogh mi fa schifo, invece magari è bello per un altro, e Dalì invece è bello per me. Allora a Van Gogh non gli do manco una lira, ma se trovo un quadro di Dalì magari io glielo pago pure 100.000 euro, per assurdo, no? Questo che quindi è il riconoscimento del valore del lavoro dell'altro. È chiaro il concetto? Sì. Quindi non è la moneta che sta lì, è stampata, sta in banca, mi serve, la devo andare a comprare.
Una domanda che fanno spesso. La banca la faccio io. Una domanda io la banca. Ti riporto una domanda che fanno spesso. Allora, ma scusa, ma allora tu mi stai parlando di baratto, spiega invece perché è differente dal baratto. È molto diverso. Il baratto non ha bisogno di catalizzatori, semplicemente uno scambio sul posto, nel momento, nello stesso luogo, appunto, nello stesso momento, nello stesso tempo. E quindi bisogna che ci siano disponibili un bene e un altro bene, perché se io compro la pecora ce devo avere, che ne so, un quintale di grano da dare al pecoraio, no? Ma se io, a me la pecora mi serve perché, che ne so, devo fare una festa per il matrimonio di mia figlia, tanto per dire, e io non ho il chilo, il quintale di grano, che gli dico? Quindi faccio la fiducia, dammi la pecora perché pago quando faccio il raccolto del grano. Però se io ho un titolo, gli dico guarda che quando io raccolgo il grano, ecco qua, vieni con questo qua, con la cambiale che ti ho dato, e ti do il grano. È chiaro il concetto? Quindi invece che basare come l'euro e tutte, diciamo, le monete che noi riconosciamo nel mondo con qualcosa che è a debito, noi stiamo dando qualcosa che è a credito, quindi che è basato, come diceva giustamente Orazio, sulla fiducia. È questo il rapporto che deve cambiare, è questo il collegamento che si crea per creare il cambiamento, che era l'origine per cui erano nati i titoli portatori di valore, come appunto è la cambiare un titolo. Ma la cosa più importante è che il titolo portatore del valore del lavoro dell'altro non necessariamente deve corrispondere a un lavoro dell'altro, perché faccio sempre l'esempio che c'è un handicappato totale, poverino, che non sa né camminare, né produrre, né fare alcunché, ma induce il lavoro di altri, anche lui è un creatore di economia, crea un bisogno e quindi quel bisogno qualcuno dovrà fare al posto suo. E quindi quel qualcuno produce del valore. Esatto, e questo è quello che dicevamo prima. Io parlavo di un aneddoto di ieri, che abbiamo incontrato con mio padre un signore di 80 anni che aveva differenti, purtroppo, disfunzioni e non riusciva a camminare addirittura. Faceva tipo un passetto ogni minuto. Per fare 200 metri, quello lì non può rimanere da solo, i figli l'hanno abbandonato, lui vive da solo. Allora avrebbe bisogno di un assistenziale, un assistenzialismo diverso da quello che magari, non le famosi 500 euro di accompagno, no, o quello che sia, che hanno bisogno stato di una presenza costante di una o due persone a turno vicino a lui che gli dà l'assistenza. La cambiale potrebbe apportare un cambiamento significativo nella società, e ricordiamo che in questo paese, in Italia, attualmente siamo una società fatta di vecchi, di anziani, perché i giovani dal 2000, da quando è arrivata questa moneta usurpatrice quale l'euro, i giovani se ne sono andati da questo paese, perché i giovani tra i 18 e i 32 anni, questi sono valori statistici, andateli a controllare, se ne sono andati a flotte tra i 120.000 e i 160.000 ogni anno dal 2000 fino al 2020. Quindi se noi andiamo a fare qualsiasi manifestazione, lo vedete che il minimo dell'età presente è dai 40 in su. Ecco, allora fatemi una domanda e datemi una risposta. Io del perché. Mia nipote, che è ricercatrice di fisica teorica, cioè è una scienziata in pratica, che è stata 3 anni in Germania ad Heidelberg, e poi siccome la Germania sta nella cacca, pure come dicevo prima, anche la Germania, adesso da un paio d'anni è in Inghilterra, mi sembra che sia a Cambridge, all'Università di Cambridge, se mi ricordo bene. Questo per dire, ho un'altra, diciamo, amica di mia figlia, che è come se fosse una nipote per me, perché ha vissuto da noi, perché è morto il padre, insomma una storia un po' lunga, e lei fa la dottoressa ginecologa a Londra, in un ospedale pubblico di Londra, adesso non mi ricordo bene. Questo per dire che nell'ambito mio, diciamo, familiare, ho due ragazzi poi, mia nipote più ha 35 anni e la mia nipote acquisita ce n'ha 40, quindi insomma non sono nel pieno della loro capacità produttiva, della loro capacità creativa, costruttiva, generativa in tutti i sensi, e invece sono costretti a lavorare all'estero, producendo ricchezza all'estero, quando noi abbiamo speso per riuscire a farle laureare
una marea di soldi per creare del benessere alle generazioni future che loro adesso stanno indirizzando in Inghilterra a danno e a carenza di quello che sarebbe utile in Italia. Capito? Questo per dire. Quindi, per tornare al discorso, quindi la cambiata sociale viene emessa da ciascuna persona maggiorenne per tutti i componenti della propria famiglia. La cambiata sociale è qualcosa, è, in realtà sono due: una è la cambiata sociale ordinaria, che è quella che utilizzano i privati cittadini, e l'altra è la cambiata sociale privilegiata. Scusa, comincio da privilegiata. Questo perché? Perché la privilegiata è dedicata esclusivamente, prevalentemente alle aziende, imprese, professionisti, cioè tutti quelli che hanno partita IVA. E viceversa, invece la cambiata ordinaria è per i cittadini normali, ma i due circuiti poi possono interferire l'uno con l'altro, ma poi vi spiego in un altro momento, anche perché bisogna avere già ormai consolidato i principi, i concetti essenziali, altrimenti uno rischia di andare nel pallone perché si confonde nei vari. Per quello noi consigliamo, come primo libro, iniziatevi a leggere il puntuale di cui facevo vedere prima, che è importante, il Vademecum, perché vi dà già una base, un'infarinatura su quello che è la cambiale e vi fa entrare nell'argomento appieno. Allora prendete padronanza dell'argomento e dopodiché sarete sicuramente in grado di utilizzarla. È uno sforzo che chiediamo, ci rendiamo conto, la lettura che purtroppo ormai oggi noi proviamo con i video a spiegare, ma non è semplice quello che poi viene riportato giustamente in un libro. No, infatti bisogna studiarlo, bisogna studiarlo. Magari anche leggerlo due o tre volte in modo da entrare a fondo nelle tematiche che a volte sono un po' ostiche, perché quello che è importante dire in queste cose è che la gente trova difficoltà a capire perché riuscire a sopprimere e a annullare delle convinzioni pregresse, cioè avute da una vita nel concetto, per esempio, di moneta, di denaro, di finanza in generale, eccetera, che vengono scardinati o comunque disattesi in quello che dice appunto la cambiata sociale, è un'impresa difficile. Il cervello, per abituarsi a un nuovo concetto, ha bisogno di molte elaborazioni, perché le informazioni che uno riceve nel corso della vita sono incardinate l'una nell'altra, in qualche modo coinvolgono l'una l'altra, e questo è un'operazione che richiede una fatica enorme, perché occorre rivedere tutti i concetti base su cui appunto manifestiamo la nostra personalità tutti i giorni, e quindi è difficile andare a scardinare senza non rimanere coinvolti psicologicamente, crea dei problemi. Quindi è la cosa normale che fa un cervello che deve sovvertire i preconcetti, è una fatica enorme, è un lavoro enorme. Anche forse l'hanno anche calcolato questo, cioè creare questa dipendenza soggettiva da enti esterni. Se ci pensiamo, sempre il fatto di demandare, faccio la causa e mi serve l'avvocato, ma tu immagini, e mi serve la cosa e al lavoro mi succede qualcosa e chiamo il sindacato, e invece mi succede qualcosa in termini a livello di paese e chiamo il politico. Sempre demandare. Allora noi chiediamo una presa di responsabilità a ogni cittadino, ci rendiamo conto che un cambiamento genere è un cambiamento epocale, però è questo noi che stiamo chiedendo. Allora se vogliamo il cambiamento dobbiamo non solo pretenderlo ma anche attuarlo, e quindi chiediamo uno sforzo collettivo ad ognuno di noi. L'esempio classico potrebbe essere quello di uno che era cristiano convinto da sempre, da quando era bambino, portato in chiesa dalla nonna, e poi la prima comunione, poi la crescita, tutto il matrimonio, tutte le varie fasi del credo cristiano, che hanno impregnato le persone di concetti, di preconcetti, di strutture mentali. Andare a pensare, allora è molto più facile sostituire, come hanno fatto anche all'epoca nell'impero romano, sostituire una religione a un'altra semplicemente cambiando i nomi. Cioè, per esempio, c'era in epoca imperiale, fino al 293, la religione
quei concetti sono stati sostituiti quelli della religione cristiana. Non a caso, infatti, anche Gesù Cristo è morto, è nato dentro la grotta, è morto, risorto, è assurdo in cielo sul carro di fuoco, che è la stessa identica cosa di Mitra o degli altri 12 dei 12 analoghi, tipo Apollo, Febo, eccetera, uguale, Iside, eccetera, uguale, non è cambiato niente, hanno solo cambiato il nome. Allora, è molto più facile per il cervello, perché i nostri cari strozzini banchieri, sacerdoti, oracoli, chiamali come pare, sempre sacerdoti di qualunque religione, sono gli stessi. È chiaro che se tu conosci bene la psico umana come conoscono i sacerdoti e tutte le varie, diciamo, aspetti, diciamo, mistici, cioè i gestori del mistico nel corso dei secoli sanno benissimo la reazione umana del cervello umano qual è. Quindi sapevano benissimo che è molto più facile sostituirlo che andare a dire che non è vero un cazzo, non è vero niente. Noi, quando io sono diventato ateo, ho dovuto fare la mia prima vera conversione, nel senso vero del termine. Cioè io da ragazzino attorno ai 12 anni, 11-12 anni, mi rendo conto che questa gente pascolava, razzolava molto male, ho detto, ma qua si raccontano un sacco di cazzate. Però prima di arrivarci ho dovuto elaborare tutta una serie di controdeduzioni punto per punto fino alla fine, che poi ho detto, ma qui scardino tutto, e comincio a diventare ateo vero con una mia personale interpretazione del misticismo. È chiaro, no? E così dovrebbe. E quindi quello che dobbiamo fare oggi noi è una conversione, è tale, non una conversione a un'altra religione, ma una conversione alla realtà, alla verità. È chiaro il concetto, no? Quindi quando ci sono dei nomi che non cito per quello vivere, ma dei guru che si presentano oggi, non ieri, oggi, e che vanno a fare i video e sono diventati importantissimi, e non faccio i nomi, ma ve li immaginate tutti. Quando parla quello, non sa di quello che parla. Quando questi signori parlano, tranne qualcuno di mia conoscenza di vecchia data, che è tipo Nino Galloni, con lui non siamo d'accordo quasi su niente, però alcune cose invece le condividiamo. Ma io non posso che non rispettare uno che ha subito sulla propria pelle le decisioni di una conversione, pure se poi è ritornato sui propri passi per altri motivi, capito? Quindi massimo rispetto, ma certamente non rispetto quelli che all'improvviso si improvvisano guru e vanno a raccontare le cose in cui non credono, e neppure sanno bene, perché se sapessero forse potrebbero pure andare in giro a insegnare. Ma quando uno parla di monete bitcoin, come ve ne parlava qualcuno ieri, o blockchain, che altro non è che un'elaborazione successiva un po' più cervellotica, proprio per non far capire, continuare a non far capire un cazzo alla gente, no? Che dicono, ma tanto lo mettiamo noi il bitcoin, ma che cazzo dici? Chi lo controlla? Te il bitcoin? Lo controlli te il bitcoin? Rispondi. Ah, non ci dai con me? Sì. No, lo controllo io. E allora, te ne dicono, guarda, ti diamo un pacchetto di bitcoin, lavoraci, però ce devi dare in una contropartita in euro. Allora tu poi lavori, normalmente li perdi tutti per strada, a quel punto devi tornare a prendere e li paghi in euro. Quindi è vero che li gestisci te, ma è come gestire le monete. Cioè ti dicono, guarda, che ne so, queste sono 10 monete d'oro o 100 monete d'argento, lavoraci, compra, vende, però a un certo punto, te lo dico io, dopo un certo numero di transazioni quei soldi non ce l'hai più, quindi devi tornare di nuovo col cappello in mano a chiedere, per favore mi dai altri soldi, e ti indebiti ancora di più. Quindi questo non è il bitcoin, è un'altra fascia di una elaborazione fatta nel corso dei millenni di un concetto di dominio, sia sul bene, sulla risorsa, e attraverso il bene un dominio sull'uomo. È chiaro? Perché se io devo andare a puttane, scusa l'espressione, o devo andare a far fare il funerale al mio nonno,
e mi servono i soldi e io non ce l'ho, mi devo prostituire, come minimo. Prostituire in senso ampio, eh. Devo andare a chiedere una cortesia, mi devo indebitare, devo lavorare 18 ore al giorno per riuscire a pagare il debito, chissà se ce la faccio. È vero che la schiavitù è stata ufficialmente annullata da Napoleone nel 1898, ma è anche vero che la schiavitù esiste ancora, esattamente come non è più una situazione civile, ufficialmente registrata allo Stato civile, tu non sei più schiavo, ma sei comunque schiavo, perché non puoi più decidere liberamente quando c'hai degli obblighi così pesanti. Beh, a proposito di schiavitù, parliamo a livello tecnologico di quello che sta accadendo in Cina, che vogliono riprodurre a larga scala anche qui in Europa, cioè il discorso del punteggio sociale, cioè non so se avete visto che cosa sta accadendo in Cina, lì praticamente ti hanno attribuito ad ogni soggetto un punteggio. Allora, se tu butti la carta per terra, il punteggio scende. Se tu attraversi col rosso, il punteggio scende. A un certo punto arrivi a un limite, che tu sei andato sotto a quel limite, che tu non puoi rientrare più nella società. Allora, che cosa succede? Collegandolo a un sistema di carattere elettronico, dove ormai l'elettronica oggi, con questi cellulari e con quello che noi facciamo con gli iPad e la carta di credito che sarà elettronica, perché vogliono appunto togliere il contante anche per quello, tu non potrai più reinserirti all'interno della società e non c'è bisogno che ti fanno la guerra e che ti sparano. Sei già morto nel momento in cui il tuo sei fuori dalla società. Sei fuori dalla società, ed è per questo che dobbiamo lottare per, no, per far sì che questo non avvenga. Allora, quella sarà la nuova forma di schiavitù. Allora, ascoltami, questa cosa che stanno facendo in Cina, io l'avevo pensata attorno al 1995, 25 anni fa. Mi sembra che te l'ho pure mandata. È una costituzione, una bozza della costituzione in 130-140 articoli. Ed è appunto una cosa analoga, appunti, fatta a livello però di famiglia. Cioè, non basta che tu sei buono e bravo, deve essere tutta la famiglia buona e brava, e quindi deve essere buona e brava, e era vincolante. Ma se il sistema è fatto in maniera etica, in cui il centro del potere è sempre, del diritto è sempre l'uomo, questo va benissimo, quel sistema lì va benissimo, perché è sì un controllo del comportamento umano, ma è un controllo a fine migliorativo della coesistenza sociale. Quindi non è detto che un sistema, ti faccio un esempio, secondo te era meglio vivere sotto il regime dei Medici nel 1300-1400, o era meglio vivere in Russia nel 1925-30? Più o meno è la stessa cosa. È la stessa cosa? Appunto, uno era un principato, l'altro era una repubblica socialista, ma se vuoi ti faccio l'altro idea, non cambia un cazzo. Quello che conta è la modalità in cui tu esperisci le tue funzioni di società e all'interno della società di cittadino. State chiaro il concetto? Non è una... Perché dei cittadini, di essere umano, perché si sta andando contro i principi fondamentali dell'uomo. È questo che deve essere compreso dalle persone, perché a me può dispiacere che le persone ad oggi stanno chiudendo le loro attività commerciali, ma qui noi sono, tu da decenni, io magari meno, però nel senso stiamo cercando di difendere dei diritti sacrosanti che vanno oltre il discorso economico, oltre il materiale, perché noi stiamo entrando nello spirituale e nell'etico. Oltre il regime che è vigente in quel momento. È quello che dobbiamo far capire a chi ci ascolta. Se ci sono le repubbliche socialiste sovietiche o la dittatura di Franco, non cambia niente. Quello che conta è il rispetto della persona umana e il diritto che si deve per rispettare la persona umana. Ed è questo, si può fare in tanti modi, in qualunque regime. Certo. Dovendo scegliere, oggi, per esempio in Italia, io preferirei essere vissuto nel 1930 in epoca fascista in Italia, piuttosto che adesso. Perché sicuramente c'era una speranza di vita migliore del futuro, c'era una speranza nel futuro, cosa che oggi non c'è. Ma c'è anche la capacità di ribellarsi che oggi non c'è. Lascia stare, no, anche lì il problema era già abbastanza serio. Però la speranza del futuro era sicuramente.
più ardente all'epoca e più facilmente raggiungibile, tra l'altro, rispetto ad adesso. Ti faccio un esempio. Mio nonno, ti faccio un esempio vissuto personalmente, mio nonno, la famiglia, meglio, la mia famiglia, era una famiglia di produttori e commercianti esportatori di canapa. Erano benestanti, avevano oltre 100 ettari di terreno e erano fra i primi esportatori di canapa negli Stati Uniti. Quando nel 29 è successa la crisi appunto di Wall Street dell'epoca, è andato tutto a puttane e fra le altre cose l'importazione della canapa non serviva più come prima, certo. Per cui i miei bisnonni, per l'esattezza, avevano un cavannone enorme, mi raccontava mio nonno, di oltre 5.000 metri quadri coperti, dove tenevano le scorte dell'invenduto, perché poi non avevano fatto il raccolto, ma non avevano più potuto esportare perché non c'era più richiesta negli Stati Uniti, per cui a quel punto c'erano i magazzini pieni, anche per motivi che oggi già allora non si sapeva comunque per quale motivo, a un certo punto questo capannone si è incendiato con dentro migliaia di tonnellate di canapa già semilavorata. E quindi ti lascio immaginare, c'era la crisi che c'era, quantomeno c'era del materiale in magazzino, è sparito il magazzino, le banche chiedevano i soldi, noi avevamo l'assicurazione ha preferito fallire piuttosto che pagare mio nonno, i miei nonni, capito? Per cui i miei nonni sono dovuti vendere tutto il capitale, i casali, c'erano tre casali, cioè, non so se avete visto il film di Bertolucci, quale? 900. Ah, certo. Vi ricordate il casale di Bertolucci? Ecco, i miei avevano un casale tipo quello, più altri due casali un po' più piccoli, migliaia di metri cubi di casali, insomma, non qualche casetta, casali veri, capito? Vabbè, insomma, niente, a un certo punto mio nonno, disperato, conosceva Italo Balbo, perché erano pure vicini, erano confinanti, e quindi conoscendo Italo Balbo, era uno dei quattro columbini, sapeva la situazione come era andata, e gli ha dato l'assegnazione di un terreno a Latina quando fecero la bonifica delle paludi pontile. E per cui i miei, mio nonno e anche mio padre e mio zio sono trasferiti lì e hanno partecipato alla epopea della bonifica delle paludi pontine. E poi nacque lì, infatti. No, e poi sono andato io dopo. No, ma la cosa incredibile, ed è questa che volevo dire, è che il cosiddetto tanto vituperato fascismo non solo dava i terreni a riscatto senza manco una lira. Mio nonno non c'era più una lira. Quindi ha preso il terreno a riscatto, l'ha poi pagato, ha finito di pagare attorno al 58-60, molto più tardi di quello che era previsto perché c'era stata la guerra. Avevano agevolato rilazionando ancora di più perché volevano comunque mantenere il rapporto sereno con i cittadini, ma aspetta, non solo gli hanno dato il terreno a gratis, come dicono a Roma, ma gli ha dato pure le sementi, i trattori, tutte le attrezzature, il casale, di tutto e di più, cioè l'hanno messo in condizione di lavorare per 5 anni, il sostentamento per 5 anni gli hanno dato. Tanto che metteva in produzione il fondo e poi cominciava a essere autonomo, capito? Senza pagare una lira le tasse. Questi invece vogliono togliere tutti i diritti, vogliono prendere i soldi di qualunque tipo tu c'hai in tasca, di qualunque genere, con l'IMU, con l'immondizia, con Equitalia, con l'anima degli mortacci loro che se li porti Belzebù appresso. È questo per dire che non. Qui questa è una repubblica, no? Seconda Repubblica. Questa è una grande dittatura, no? Seconda Repubblica. Viceversa, quello che era una passa per essere il nazifascismo, in realtà ha portato un sacco di benessere, ma enorme, anche in Germania. Ti ricordo che in Germania un pacchetto di sigarette, a un certo punto, nella Repubblica, cosiddetta Repubblica di Weimar,
pacchetto di sigarette valeva 4 miliardi e mezzo di marchi. 4 miliardi e mezzo di marchi. C'erano delle banconote, che stanno lì sui libri, potete vedere, da 10 miliardi di marchi, che ci compravi 2 pacchetti di sigarette. Questo per dire la differenza che c'è di, diciamo, quello che conta non è il nome, è il contenuto del nome. Quindi non è una questione di fascismo o di repubblica, dittatura o repubblica. Quello che conta è che se è veramente in quella repubblica tutelato l'interesse del cittadino o meno, o in quella dittatura è tutelato l'interesse del cittadino o meno. È chiaro il concetto, no? Quindi, per tornare al discorso, la cosa rivoluzionaria, epocale da fare è quella di incominciare a sovvertire il potere e i centri di potere, perché quando tu distribuisci il potere su 60 milioni di cittadini, se mi ammazzano a me non hanno risolto assolutamente niente, perché quello che io adesso sto diffondendo domani lo può diffondere chiunque altro cittadino, lo può fare qualunque altro cittadino. O ammazzi 60 milioni di persone oppure è inutile. Ti conviene accettare la disfatta. Grazie, ti voglio chiedere una cosa, ma parlare di dittatura e dire non è una contraddizione in termini dittatura, ma il cittadino ha comunque dei benefici. Ma questa è una disfunzione logica. Che si chiami dittatura o che si chiami democrazia. Questa è una disfunzione logica indotta da questa banda di delinquenti che anche nelle università travisano i concetti. Quello che conta non è la parola, è il contenuto della parola. È chiaro? Certo. Non la nominalizzazione, ma non il significato, ma il significato e il significante, come si dice in termini psicanalitici. Se si rivendo fuori dico mamma mia che bella giornata oggi, ma fuori sta diluviando, no? E alla fine mento, ma chi mento? Ecco anche lì il discorso di mentire, mento a me stesso. E allora dobbiamo iniziare a entrare nei termini delle parole, ma nei fatti, non solo guardando alle parole, perché qua abbiamo tanta gente che parla, ma i fatti sono quelli che parlano. No, ma soprattutto quella gente che parla non sa che cazzo dice, non sa di che cosa prima parla. I contenuti, appunto. L'abbiamo visto, no? Cioè, questa è una repubblica, ma che è una repubblica? Allora c'è qualcosa che non quadra. Ci hanno raccontato un po' di cazzate. Quando nel 68 noi facevamo la lotta studentesca, operaia studentesca, in giro per le città e buttavamo all'aria mezza città e buttavamo le bombe Molotov, le bombe a Napalm, eccetera. Pensavamo di distruggere il potere per creare qualcosa di nuovo. Se sono comprati tutti, i nostri leader, tutti sistemati per benino, Mario Capanna, chi altro era? Non serve fare nomi. No, tanto ormai sono quasi morti tutti, quindi cambia poco, capito? Quindi, se sono comprati tutti, c'è quell'individuo che era un sindacalista, che non ha mai fatto un cazzo in vita sua, che oggi è senatore del partito di Rifondazione Comunista, come si chiamava? Quello che sta sempre col gilet. Bertinotti. Cioè, abbiamo gente come Bertinotti, non c'ha un'idea, un neurone che sia uno nel cervello, quello è lì da 20 anni, no di più, una quarantina d'anni. Cioè, quello è il genere di fauna che vuole il potere. Cioè, quella che non c'ha idee, non c'ha concetti, sa che non ce l'ha, perché fino a lì ci arriva, e dice oh, a me ne conviene stare abborracciato dentro questa bella greppia qua che dove mangio tutti i giorni, no? Certo. È chiaro, no? Ma perché alla fine loro non vanno a ricoprire il ruolo per cui dovrebbero avere la competenza. E certo, ma quindi la colpa è anche nostra. Cioè, vi faccio un aneddoto, senza per forza andare nella politica, andiamo nel sindacato, ma parliamo di uno come Bonanni che aveva stipendi da politico e io parlo personalmente per quello che ho visto accadere in Alitalia nel 2008, Alitalia, la compagnia di bandiera, la compagnia pubblica, che fallisce
ma quando fallisce viene comprata da una piccola compagnia che si chiamava Erwan di Toto, un altro signore che lo chiamavano, lo annoveriamo tra i grandi massoni mafiosi italiani, ma non solo. A un certo punto passano la patata bollente in mano ai sindacati. Sapete che cosa fa quel signore Bonanni, che era il rappresentante nazionale della CISL? Firma il nuovo contratto CAI della nuova compagnia di bandiera che sarebbe dovuta venire a crearsi, la compagnia privata creata da questi famosi patrioti italiani, in bianco. Cioè il contratto non è, il nuovo contratto della nuova azienda non era ancora stato discusso e lui firma il contratto in bianco e se ne va. E quello dovrebbe essere un rappresentante di un popolo, di un gruppo di lavoratori, di un sindacato nazionale con la CISL. Allora, questo è quello che accade in Italia, ma la colpa di chi è se non la nostra? Questa è la domanda che di noi si dovrebbe fare. Quei teste di cazzo che non hanno un cervello, non hanno un neurone, non hanno un'idea. E che purtroppo in questo paese, se non ci diamo una smossa, rappresenta no, il bello parte è che sono quelli paese. Che vanno in televisione e decantano e strombazzano e come dice, pontificano addirittura, no? Stanno lì e quello che dice il verbo. Cazzate abominevoli. A noi, a me personalmente, non mi invitano mai, ma una qualche volta sì, io ci andrei pure sapendo in che ruolo mi vorrebbero, io ci andrei pure perché me ne inculo a spasso le cariche come niente. Quindi nemici pubblici principali a me non mi tengono facendo un, mi devono sparare, se mi sparano allora è diverso. Facendo un riassunto, cioè il nemico pubblico principale dell'Italia e degli italiani sono le banche, il debito pubblico, quindi di conseguenza la politica e quindi le istituzioni, ma non perché le istituzioni devono essere qualcosa di avversa al popolo e ai cittadini, ma anzi dovrebbero essere ripuliti da questi personaggi, i sindacati, e dopo possiamo parlare di un'Italia migliore forse? Allora dobbiamo attaccare. Le cose andrebbero organizzate in maniera un po' più... Certo, il lavoro che sta facendo Carbone sui 12, infatti non è, secondo me, a Carbone, a simpatia o antipatia che possa essere, il lavoro che sta facendo Carbone, Francesco Carbone, che sta facendo un lavoro di attacco alla magistratura, secondo me non è così sbagliato poi, no? Sì, nel proporre. Ma non serve assolutamente niente, non a poco, a niente. Allora, no, ti dico, lui sta, mi sono visto il suo video, allora lui sta in picchettaggio, diciamo così, davanti alla sede del Consiglio Superiore della Magistratura, del CSM, che sta a Piazza Indipendenza, dove noi siamo andati, io e Giorgio Vitali, siamo andati varie volte a portare a loro le denunce contro di loro. Le abbiamo denunciate almeno, penso, 7-8 volte. Di quando tu hai detto, abbiamo denunciato al Procuratore della Repubblica, al magistrato, al giudice, eccetera. Che frega un cazzo? No, ti dico di più. Siamo andati a mettere al protocollo, siamo andati a mettere al protocollo appunto il testo di queste querele che avevamo fatto contro di loro. E lì c'erano i portieri, i funzionari che erano lì all'ufficio del protocollo. Ci hanno detto, ragazzi, con tutta la buona volontà, noi ve l'accettiamo, non c'è problema. Ma noi li abbiamo già denunciati pure noi, i portieri, i funzionari dell'ufficio del Consiglio Superiore della Magistratura hanno denunciato il Consiglio Superiore della Magistratura. C'è un cazzo da fare, inamovibili. Sono loro che decidono. Capito? Allora, c'è qualche magistrato per bene. Per esempio c'è Michele Ruggero che è magistrato pubblico ministero a Trani, che ha fatto un'operazione lodevole, cioè ha mandato sotto processo e condannato, anzi fatto condannare, per questa stessa, due maggiori amministratori delegati delle tre più grandi compagnie operanti in Italia, tipo la PUAS e altri, che appunto sono stati condannati, però che cosa è successo? Che il Consiglio Superiore della Magistratura ha avvocato non a Trani ma a Milano il processo d'appello, per cui Michele Ruggero li ha condannati ma li spostano da Trani a Milano, dove sicuramente saranno scagionati. Mi piace? Quindi con le buone non se ne esce. Ciao pausa. Pausa, lì. Solo! Grazie!
lotta